Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, bentornati. Ormai come più da un mese e mezzo a questa parte, ogni giovedì lo dedichiamo ai temi un po' a luci rosse, al mondo di OnlyFans e non solo. Ho visto il grande successo che ha avuto a sorpresa questo genere di trasmissione, partito peraltro un po' così per curiosità, dato il tema, sta protraendo già da un mese e mezzo e abbiamo già in programma trasmissione addirittura per tutto gennaio, per cui diciamo è un tema che fa discutere molto qua in regione, non solo, tra pro e contro, ma poi andremo a vedere che poi in realtà chi ha e chi ha non solo di fans, ma poi chi anche si iscrive sono tantissimi, però evidentemente è anche bello il confronto che c'è su questo tema. Con noi oggi una nuova amica, abbiamo con noi Susi, detta ovviamente più Ciao, nota buonasera. dai fans che la seguono, Border Lady. Benvenuta Susi, grazie per aver stato il nostro invito. Buonasera. Ovviamente con noi la co-padrona di casa ormai, la nostra Federica Lonza, titolare del sexy shop online Freya, di cui abbiamo messo nel titolo anche la link Instagram. Per cui Federico ormai la co-conduttrice, tra poco sarà direttamente la conduttrice, fa tutto lei ormai. Ciao Luca, Imprenditrice, ciao a tutti. conduttrice, fa tutto lei. Ti farò da valletto, Va continuando così. bene, ci E sto, ci sto. abbiamo un super ospite per la prima volta in diretta da noi, collegamento internazionale peraltro, per cui avremmo dovuto mettere per fare i fighi il collegamento dal Brasile, perché insomma fa ancora più figo. Corrado Fumagalli, bentornato Corrado. No, e no. Volto Alla grande. notissimo a livello nazionale, non solo, nonché patron, come diremmo qua in zona, del Bergamo Sex, ma non solo, volto televisivo, volto amatissimo. Non so, come ti si può presentare, Corrado? Guarda, io ormai sono pensionato, ci permetto a dire questo, ormai faccio una vita da pensionato, mi alzo alle 6 della mattina, dopo 20 anni voglio dire che abito qua in Brasile, adesso mi dedico pochissimo al lavoro, faccio questi due eventi all'anno del Bergamo Sex, quindi adesso potrei dire, puoi definirmi il pensionato Fumagalli, potrebbe essere così. Anche se il mese di dicembre il mio OnlyFans di Corrado Fumagalli, delle mie produzioni tra Bergamo Sex, è stato il più visitato e detto da OnlyFans uno dei più cliccati. Quindi Fumagalli, il pelatone funziona ancora. Bene, ma su questo poi andremo anche a parlare perché ero molto incuriosito da questo post che hai messo su Instagram qualche giorno fa, tematico, per cui dopo andremo anche ad analizzare con te questo aspetto, questo curioso, interessante. Ovviamente Benissimo. ricordiamo che il Bergamo Sex avrà luogo più o meno fra 3 settimane, quindi l'ultimo weekend di gennaio, ovviamente a Bergamo. L'ultimo weekend, 27, 28 e 29 gennaio, l'edizione invernale, che è quella ridimensionata rispetto a quella dell'estivo, però molto richiesto e soprattutto nelle quattro sole edizioni che abbiamo fatto ha avuto un discreto successo, mentre quella estiva sono già 18 anni che la faccio. Per cui insomma è ormai Tantissimo. si può dire che sia l'evento nel mondo erotico principale in Italia, ormai è diventato il main Guarda, event. ma non è per essere immodesti, ma è considerato a livello europeo, non in Italia. In Italia non c'è nessuno, cioè ci sono feste di locali belle, molto ludiche, molto divertenti, ma eventi come il Bergamo, che portano 40.000 persone, l'ultima edizione ha portato 38.000 persone in 3 giorni. Quindi siamo numeri europei superiori a Barcellona, non chiaramente a livello della Venus di Berlino, ma ormai in Europa siamo considerati davvero il numero uno. Corrado? Sì, volevo prima di una piccola sorpresa per Corrado, ti saluta Fatolandia, che avremmo dovuto avere in diretta, ha avuto un piccolo contrattempo, ovviamente sarà presente anche lei a Bergamo Sex, una nostra amica, Sì, ha già avuta l'abbiamo. ospite, quindi ti saluta e portiamo i saluti in Bene, bene, diretta. bene, bene. Avrò il piacere di conoscerla anch'io perché è la prima volta che viene ospite, quindi avrò il piacere di conoscerla. Fede, vai. Luca, ti fermo un attimo, solo per chiedere a Corrado se può spiegarci a grandi linee cosa succede al Bergamo Sex, perché più di qualcuno mi ha chiesto cosa succede lì dentro. Allora, che ovviamente è una festa vietata ai minori, è una festa, normalmente io parlo per quella estiva, che è quella più famosa, che da 18 anni la facciamo. Ci sono normalmente due o tre palchi,
su questi palchi si esibiscono le artiste, ogni artista, adesso mi è caduto l'auricolare, scusate, è bello della diretta, ogni artista fa uno spettacolo di 20 minuti, uno spettacolo soft, erotico, non pornografico, quindi con le musiche, con la coreografia, e a getto continuo il palco non si interrompe mai, finisce uno spettacolo, ce n'è subito un altro, con tutte le artiste che sono quest'anno più di 50. Poi presenta Malena, presento io, c'è la Sonia Ais, c'è Madrina quest'anno, la prossima edizione, Martina Smeraldi, e ogni artista porta davvero un qualcosa di fantastico, un erotismo, una sensualità, e non è pornografia ovviamente, perché in Italia non si possono fare spettacoli porno, ma è un qualcosa che se uno non è mai venuto ci passi un pomeriggio, una serata davvero fantastica. Anche perché inizia alle 3:30 fino alle 3 di notte. Alle 15:30 fino alle 3 di notte, sì, questa è la tradizione, il venerdì, sabato e la domenica, e uno viene lì, sta lì tutto il giorno, mangi, bevi, ti diverti con le amate che normalmente si vedevano nei film o adesso semplicemente su OF. E ricordiamo che è aperto a tutti, uomini e donne. Non assolutamente. Benissimo. Benissimo. Assolutamente sì, gli altri anni mettevo anche qualche boys in più, ma sicuramente nell'edizione invernale no, ma nella prossima estiva sicuramente sì, e ci saranno come sempre anche i strip men per le donne o per chi ama il genere maschile. Susi, parliamo un po' di te, ovviamente hai OnlyFans, sei molto seguita, abbiamo visto, ho visto che hai diversi schiavetti, poi tra poco andremo a capire, no? Questo rapporto. Ho visto che hai? Diversi non schiavetti, schiavi. Sì, abbastanza. Ecco, quindi andremo un po' a parlare, no, di questo rapporto online, padrona, schiavo, certo. come nasce, poi come si evolve concretamente, come uno può fare gli schiavo online, ci andrei a spiegare. Ci sono vari modi di fare lo schiavo online, in realtà trovi quello super disponibile a darti la sua vita in mano e quello che se lo devi portare un po' col tempo, però se sei bravo riesce ad avere un bellissimo rapporto anche a livello di fiducia, anche se può sembrare estremo come rapporto. Secondo me c'è comunque del bene anche in quella situazione. Io voglio comunque bene i miei cagnolini, capito che ti voglio dire, però li tratto male perché so che è il modo giusto di rapportarsi con loro, capito? Però non c'è hate, non c'è odio, non c'è assolutissimamente un disagio oppure uno sminuire, anzi. No, quello che ti volevo chiedere, ovviamente il rapporto schiavo-padrone è un rapporto che dovrebbe sostanzialmente essere dal vivo, no? Per cui un rapporto anche fisico. Sì, diciamo che online è un po' diverso dal vivo. Ce lo spieghi? Il rapporto è appunto... Sì, è un rapporto, diciamo, che dura tutta la giornata, a differenza di magari la mistress che fa la sessione, non lo so, un'ora, due ore, schiavo-padrona. Qui è più una situazione quotidiana, più una situazione di tutti i giorni tra messaggi, non lo so, mi devi dimostrare cose, foto, video, quindi è un rapporto molto più sul mentale, capito? Molto più su... deve coinvolgere entrambi i lati, non so come spiegarti, molto più mentalmente che di una cosa fisica, ecco, capito? Qual è la richiesta che fai più di frequente ai tuoi, come li chiami tu, cagnolini? E perché li chiami cagnolini, no? Qualche altro nome, non so, porcellini, dromedari, non so. Perché schiavo siamo sempre nel basic, siamo sempre... A me sono proprio i miei cagnolini, sono i miei bambini fedeli, capito? E quindi li chiami cagnolini. Proprio indossano il collare con scritto Border Lady, capito? Property. Sì. Ah. Cioè, sono mia proprietà, sono i miei cani. Luca, se io gli dico, aggiungere... portati a spasso da solo, scendi giù, loro mi mandano il video, perché sanno che io non mi fido di nessuno, mi mandano il video che si portano a spasso da soli, punto. E mi devono lasciare anche i soldi, anche la tips per fare ciò. Cioè, vanno in giro tipo cani e si fanno fare i filmati coloro che vanno in giro a quattro zampe, questo dici? Esatto. O per casa, anche davanti ai familiari, a me non mi interessa nulla. Se io ho da soddisfare una mia esigenza, e loro lo fanno senza problemi.
anche pagando, quindi assolutissimamente. Cioè, se tu dicevi andate al pranzo di Natale con i parenti e fai il cagnolino, questi lo facevano. Commettiamo? No? Non so, lo chiedo a te. Sì, amo, è successo, io ho fatto cose peggiori, letteralmente. Ci sa chi si è lasciato con la ragazza solamente perché io ero una repressa, capito, quel periodo. Era un periodo un po' repressa dove non volevo schiavi fidanzati, perché a me lo schiavo fidanzato mi dà problemi. Ah, giusto. Mi viene a mancare. Giusto. Ma tu hai un compagno, Susi? Sì, io ho un compagno. Non è un cagnolino, non è un cagnolino. No, lui è un alfa man, quindi è proprio il contrario. Questa è la situazione border lady, perché io poi nella mia vita reale mi stress come lavoro, però io sono molto sottomessa poi nella vita reale, quindi è un po' una contraddizione strange. Allora, se il cagnolino è sottomesso... Tu, amorosa, sì? Cos'è? Un tirannosauro? Che animale gli affibi? Un leone, una tigre? Non so, qualche animale, una no, aquila? Lo sai che mi metti in difficoltà così? Beh, un tirannosauro che insomma tradizionalmente è alto. Un T-Rex, no? Dici? Un T-Rex cute però, dolce, dai. Dolce. E proprio su questo, Corrado, va nel variazione del Bergamo Sex, questi tipi di rapporti, il bondage, il sadomaso, viene molto richiesto? Guarda, noi ormai da più di 10 anni abbiamo, penso, il numero uno in assoluto, che è Davide La Greca, maestro BD, ha scritto decine e decine di libri, fa corsi, fa scuola, quindi è veramente il numero uno del genere bondage. E il discorso mi stress, sono anni e anni e anni che ovviamente ne parlavo io già 30 anni fa, si può dire, in televisione, Sexy Bar, ho sempre avuto ospite delle mi stress, quindi è un genere che viene considerato di nicchia, ma in realtà non lo è, perché il feticismo dei piedi, il bondage, la sottomissione, sono da parte, diciamo così, ognuno di noi ha le proprie, diciamo così, perversioni, chiamiamole perversioni, o le proprie, il proprio feticismo, e quindi assolutamente Bergamo Sex se ne occupa da sempre e se ne occuperà per sempre, perché è un settore che tira tantissimo. Susi, volevi intervenire? Sì, perdonami, volevo chiedere, secondo te da quanti anni sono che si è normalizzato molto di più e le persone si sentono, a Corrado chiedevo, molto più libere di esprimersi in questa, diciamo, sul bondage, sul fetish? Guarda, sai che io ho proprio il polso, no, di tutto il mercato, sia dell'hard, cioè tu pensi che io le prime situazioni che ho fatto più di 35 anni fa, 38 anni fa, Non ero neanche nato, fammi sentire vecchio. però è così, cioè, quando era vietato addirittura la videocassetta, quando il mio primo produttore del mio primo programma, che si chiamava Blue Night, è stato arrestato perché dall'Olanda portava le videocassette, quindi io ho avuto tutta l'evoluzione di questi 18 anni del Bergamo Sex, ho avuto l'evoluzione degli anni del Mi Sex, quindi quando la gente veniva con il cappellino e il bavero tirato su per non farsi vedere entrare, questo succedeva nei sexy shop, abbiamo una titolare di un sexy shop e magari ancora oggi in certi paesini succede, e la normalità, la cosa bella che io sto proprio notando è che piano piano diventa normale parlare del feticismo del piede, dello squirting, ed è una cosa bellissima vedere, io dal palco, no? Io quest'anno che ho avuto l'onore di presentare per l'ennesima volta il Bergamo Sex e avere davanti a me 7.000, 10.000 persone tutte insieme che vedevano lo spettacolo di Rocco o di Malena o di chi sia, e parlare e vedere io dall'alto illuminate marito e moglie, la coppia di fidanzati che sono normalmente a un evento erotico. Questo non succedeva 20 anni fa, non succedeva 30 anni fa. Oggi stiamo parlando quasi della normalità. Quindi me veramente mi riempie il cuore davvero vedere... Si vergognano sempre di meno. No, quelle che vengono da noi no, ovviamente. No, infatti. Sono... Quella è la positività, che chiedono consigli a Maestro BD o alla Mistress, ed è fantastico. Ecco, per quelli come me che hanno vissuto tutte le fasi, no, della vita, del mondo dell'erotismo, è davvero qualcosa di unico, ecco. Ecco, su questo, Corrado, visto che noi abbiamo comunque un target molto giovane, basta vedere anche gli ospiti che abbiamo, anche Corrado ovviamente è giovane, l'importante è sentirsi giovani dentro, Corrado, e tu sei più giovane di tutti.
Guarda, io sono dentro, sono giovanissimo, infatti, io vado ai concerti, adesso io mi sto facendo l'allenamento tutte le mattine di un'ora di corsa, perché tra un mese c'è il carnevale e dura 10 giorni e sono 24 ore devi correre, ballare, che se non hai una resistenza fisica non lo puoi fare. Fidati. Su YouTube che cos'è il carnevale di Salvador de Bahia, che nel Guinness dei primati. È una vita dura, Corrado, abbiamo capito. Altro che spaccare pietre in autostrada, insomma, questa è una vita dura. Ma su questo volevo domandarti, Corrado, no? C'è l'evoluzione, una mentalità più aperta in questi anni, magari dovuta al fatto che i giovani hanno una mentalità diversa dai genitori, sono più disinibiti, parlano del sesso molto più facilmente rispetto magari a quelle generazioni, e questo evidentemente porta, come hai detto tu, a essere un argomento di discussione la vita di tutti i giorni, normale? Assolutamente sì, tutto aiuta, Netflix, Amazon Prime aiutano tantissimo, le serie TV anche gay, LGBT, cioè tutto aiuta, il sesso libero, la libertà, senza più mettere i paletti, gli ostacoli, quindi tutto aiuta sicuramente, i social hanno aiutato tantissimo in generale, e poi obiettivamente molte persone criticano OnlyFans perché non si sa perché, forse per invidia, per gelosia, magari quelli legati al passato, il DVD, però anche OnlyFans semplicemente io amo la mistress e ci vado a vederla, amo un'altra situazione, me la vado a vedere. Quindi è davvero tutto cambiato e tutto grazie a secondo me anche alla tecnologia, che ha dato una grossa mano. Intanto stiamo vedendo la clip che ci ha inviato così del Bergamo Sex, per quei pochi ancora che non hanno partecipato, per cui sarà... E questo era lo spot di un lo spot finale del ringraziamento. Queste immagini erano prima della pandemia, l'estate, quindi del 2019, credo. Poi invece l'altro è invece proprio quello di quest'anno, che si vede Rocco, si vede Malena. E che tra poco lo mostriamo, certo, lo spoiler. Fede, esatto. come sta andando il sexy shop online? Ricordiamo il sito, ormai lo stiamo... Freyasex. Prego. www.freyasex.it è il sito. Il sito sta andando bene, come ti ripeto ogni settimana ci sono sempre più clienti. E ho un paio di progetti per quest'anno che spero di realizzare, insomma, certi a breve, certi nel lungo periodo, però sì, sono contenta, è un'esperienza divertente, e Corrado può capirmi. No, è divertente, e soprattutto è divertente vedere come le persone si approcciano a certe cose, su quello che ti chiedono, sulla curiosità, su quello che non vogliono chiedere, ma tentano di chiederti senza chiedere. Ecco, ormai a livello dei sexy shop davvero si può trovare, una volta era facile trovare i falli, diciamo così, e solo per le donne, adesso ci sono tutte le cose anche per noi uomini, a parte la biancheria particolare, è davvero ormai è un universo gigantesco, e oggetti tra l'altro bellissimi anche da vedere, a livello, cioè, sono delle cose fantastiche, materiali, quelli davvero, chi ancora non ha ancora provato, provate questi nuovi materiali, basta usare zucchine o frutta che fa male, comprate, ma usate davvero sex toys. Esattamente, i sex toys sono qualcosa di unico e fantastico, non portano ovviamente allergie, quindi veramente qualcosa di unico. Adesso chiederemo subito a Susi se lei fa uso dei sex toys nei suoi video, e soprattutto quali, se si può dire senza andare troppo nello specifico. Qual è la domanda, perdonami che non ho sentito bene. Qual è il tuo sex toy preferito? E quali? Sì. Allora, uso un sacco i sex toys, cioè io sono una persona che già di suo, nonostante fa molti contenuti di coppia, perché il porno è la cosa principale che preferisco fare come contenuto, però cerco sempre di metterci in mezzo perlomeno il microfono, comunque vibratori, dildo, commentosa, ne sono un botto di sex toys, plug anali con la coda, poi le cose pelose sono il mio fetish, quindi...
ne sono botte. Quindi tu ti occupi più di una cosa un po' più particolare, no? Il porno. Sì, sì, uso la cosa un po' più particolare, è vero. Mi piace una cosa particolare sicuramente. Perché nelle ultime volte avevamo, diciamo, delle ragazze che facevano porno, però senza avere particolari, non so, bondage o cose così. E quindi invece tu sei una novità. Ecco. No, io sì, cioè mi piace un sacco variare poi, cioè nel senso sarà che ho 20 anni, quindi mi annoia tutto facilmente, quindi o si mette tante cose insieme, si sperimentano più cose, oppure non lo so, mi annoia un po', dai, sono un po' così per il momento. Poi vabbè, siamo in un target, penso che poi la sex worker, cioè voglio dire... va bene porno, ma il sex toys, cioè penso che ci sta proprio a braccetto, capito? Per me OnlyFans è molto molto più da giocattolo che da porno, quindi per me sono top i sex toys, ti invidio. Beh, può essere una bella collaborazione. Io non ce li ho tutti a casa, io lo ripeto ogni volta, perché qualcuno mi chiede qual è il migliore, quale potrei, e dico ma... non è che io li ho provati tutti, quindi cioè, scegli quello che ti potrebbe piacere di più. Vabbè, perciò dico, bisogna sperimentare, perché se no non potevo mai immaginare che, ne so, che semmai il succhia clitoride era la vita, se non lo provavo chi lo sapeva? Nessuno. Quindi, hai ragione, cioè, dovremmo promuovere sperimentare un po'. Assolutamente. Susi, da quanto hai OnlyFans? Da quanto sei partita? E com'è stata l'evoluzione in questo periodo? Guarda, allora sono partita che era a Londra 4 anni fa, meno di 4 anni fa. Beh, sei stata una delle primissime 4 anni fa. Sono stata una delle primissime perché in Italia non si portava per niente. Io vivendo a Londra, già facendo, già lavorando sui siti per adulti, a Londra uscì questo hype di questo OnlyFans e quindi decisi di iscrivermi. Quindi ti dico che all'inizio ho vissuto sia la situazione inglese che italiana. Che appena sono tornata io in Italia, dopo un anno e mezzo, ti dico che c'era il tabù, poche creators comunque, se non le pornostar, avevano questo OnlyFans e roba varia. Quindi il glow up ti posso dire che veramente c'è, per me letteralmente si può dire lavoro serio, guadagno serio, comunque l'evoluzione seria c'è stata da agosto in poi. Ma perché secondo me quest'estate c'è stato veramente un cambio di prospettiva dalle persone nei confronti di OnlyFans. Forse c'è leggermente meno ignoranza rispetto a prima. Quindi le persone adesso si buttano anche di più rispetto a... Prima giudicavano e basta, non lo provavano nemmeno come social. Giudicavano anche molto senza sapere. Ora almeno magari diciamo che c'è una mentalità un po' più aperta anche su questa situazione qui. Ma però, secondo te c'è una differenza tra noi? Però io che ce l'ho da 4 anni, ho vissuto 4 OnlyFans diversi praticamente, ti posso dire questa cosa qui che è cambiato in pochissimo, è cambiato proprio repentinamente tutto, anche la modalità di uso, capito? Però penso che questo ultimo anno ci stia andando meglio un po' a tutte, proprio per il fatto che si sta normalizzando molto e non siamo più nell'occhio del ciclone, non siamo viste più come le brutte persone, dai, rispetto all'anno scorso. Corrado, sei d'accordo con questa analisi, Corrado? Così ci colleghiamo a quel boom che hai avuto, allora, tu sei uno dei più richiesti. No, allora, diciamo che sono d'accordo in parte, nel senso, OnlyFans esiste da molti più anni rispetto a 4 anni, probabilmente sono 4 anni che lo usi tu. No, vabbè, però... sto parlando io da 20 anni, perdona. Sì, 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 no, certo, no, esatto, perché esiste molto più tempo e adesso è cambiato tanto in Italia, grazie anche a TikTok che tante persone si pubblicizzano lì, soprattutto i ragazzi e le ragazze facendo dei balletti e poi dopo si va a vedere in fondo hanno TikTok. Però in realtà l'esplosione grossa in Italia c'è stata con il Covid, quindi anche tantissime artiste che lavoravano con me, che lavorano tuttora con me, si sono trovate con i locali chiusi, senza poter andare a esibirsi nei locali di lap dance o nelle fiere o negli eventi in giro per l'Europa, si sono costretti a reinventarsi e buttarsi su una piattaforma che magari prima non consideravano. E adesso è vero, c'è una grossa evoluzione, probabilmente grazie ai media, grazie alle trasmissioni come questa, che fa capire che uno non è obbligato a andarci. Se tu ami una certa modella, una certa, come si suol dire, la casalinga di Voghera, perché le pornostar quasi non sono neanche richieste, le pornatrici
che normalmente uno compra il DVD o compra un film. Su OnlyFans si va a vedere proprio un qualcosa che normalmente non è pornografico o non è proprio di una pornostar, ecco. E quindi l'evoluzione c'è stata davvero una grande esplosione dopo il Covid, e quindi perché erano tutti chiusi in casa, e adesso si sta normalizzando. Probabilmente i numeri rispetto a un anno fa, due anni fa, sono diminuiti perché sono aumentati i creators. Ormai qualsiasi bel ragazzo, io Marcello abbiamo un'agenzia che gestiamo più o meno una trentina di ragazze e una decina di ragazzi. Oggi come oggi, una bella ragazza che fa la studentessa, c'ha voglia di fare le docce, farsi vedere mentre cucina, mentre si depila, è uguale dei ragazzi. Ci sono dei ragazzi ormai che fanno dei soldi, che fanno, fa paura, pagando le tasse, tutto regolare ovviamente, però fanno dei soldi che una persona tra virgolette normale non si immagina neanche, che un pischello di 20 anni possa guadagnare 20, 30, 40 mila euro così, perché la gente paga a livello globale. Tu sei bello, ti fai dei ballettini belli su TikTok e la curiosità di andarsi a vedere, vai a vedere. Vengono a vedere me che sono pelatone, voglio dire, con 50 anni, anzi 60 quasi, e mi chiedono le cose a me, ma io in realtà non faccio niente. Io metto le immagini del Bergamo Sex, i backstage e le produzioni che io collaboro e produco, diciamo, ecco. Però mi chiedono, ma Corrado, quando anche tu farai vedere qualcosa? Tu pensa, anche uno come me ha i suoi fans. Beh, diciamo però c'è un punto di riferimento, no? Per cui sei più verso il porno star, no? Che verso la casalina di Voghera, Corrado. Comunque sei un personaggio, un volto noto. Questo anche aiuta, no? Sulla difesa. Sì, sì. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente sì. Pensavi di avere questo successo sulla difesa, Corrado? Allora, ti dico la verità. Io erano anni che mi chiedevano di fare un sito a pagamento, un sito dove poter vedere i vecchi spogliarelli Sexy Bar. Io ho fatto 18 anni Sexy Bar, la TV Piccante. Questo talk show è andato in onda per 18 anni lì in Veneto. Era su TV Set Veneto, era su tantissimi canali, in più di 40 emittenti locali. E io ho tanto di quel materiale, tra virgolette, erotico, e porno anche, perché producevo i film anche ai suoi tempi con Rock e via discorrendo, che non ho mai messo in onda, non ho mai fatto vedere, e mi chiedevano, ma perché non fai un video dove, un sito dove metti gli spettacoli del Bergamo Sec, dove metti le tue produzioni? E però, come ho detto prima, io ho cominciato a lavorare che avevo 14 anni, ho fatto 18 anni tutte le notti in diretta, ho fatto 7 anni di processo a Biscardi, con Biscardi e 7 Gold, in Veneto era molto seguito, con Tiziano Crudele, Biscardi. Adesso sinceramente non è che ho più tanta voglia di lavorare, sono sincero, ormai sono ridosso i 60, ma grazie a Marcello, grazie a questa azienda che abbiamo che gestisce questi profili OnlyFans, mi ha detto, ma dai, aprilo anche te, metti su un po' di roba. Però ti dico la verità, non pensavo di essere uno dei più visitati nel mese di dicembre. Ecco, mi arriva questo messaggino che ho pubblicato, come hai detto tu, nelle mie storie, nel mio profilo Instagram, e proprio perché mi sono rimasto sbalordito. Cioè, sei stato il sito più visitato, più cliccato questo mese di dicembre. Cioè, non immaginavo, perché non lo pubblicizzo, quasi non lo sa nessuno. Quindi davvero devo ringraziare davvero tutti quelli che comunque, nonostante tutto, mi seguono ancora da anni. Corrado, posso chiederti chi è che ti segue di più a livello geografico, se hai un'idea? Sai che non ti so rispondere a questa domanda, perché non dovrei porla a Marcello, che mi segue tutto quanto lui. Quindi non è la prossima volta. Te lo dico la prossima volta, senz'altro. Comunque ho anche... Dimmi. Scusami, finisci. No, dico, ho tanti amanti, diciamo così, del Bergamo Sex, ma anche amanti di delle novità che io ogni tanto butto delle sorprese, come in questi prossimi giorni lancerò una ragazza di 20 anni brasiliana con un big bamboo incredibile, che chi ama queste cose va subito a vederle, ecco, a cercarle. Ma giusto così per capire un attimo, scusami Luca che voglio chiedere una cosa così. La differenza che tu, non so se c'è o non c'è, tra la mentalità brasiliana su questo tipo di cose e la mentalità italiana, per quanto riguarda il porno, per quanto riguarda OnlyFans, non lo so. No, qua OnlyFans non siamo ancora agli esordi, quasi nessuno ce l'ha. Quando io faccio le produzioni devo spiegare che cos'è addirittura. Quindi qua siamo un passo indietro. Quindi OnlyFans non ha ancora
preso piede e quando prenderà piede, essendo che il Brasile è gigantesco, solo la mia città sono 5 milioni di abitanti, solo questa città dove io abito, quindi il Brasile è un qualcosa di, cioè da casa mia qui a Salvador a Rio de Janeiro sono 3 ore di aereo, quindi per farvi capire, cioè, quando uno si parla di Brasile è enorme, ecco, c'è anche 2 fusi orari interni, quindi ecco. Quindi però quando arriverà il mercato grosso qua sicuramente sarà qualcosa di fantastico. Quindi in questo momento il porno qua non è che è molto, diciamo, qui si fa, non si guarda, sono molto più pratici. Sarà fantastico, cioè, ma credo anche pieno di polemiche, visto che anche lì magari c'è la prostituzione e come sai su OnlyFans si dicono che... Guarda, ma sai che allora... Guarda, è tutto un po' anche questa cosa della prostituzione, non è tanto vero che ce n'è, ce n'è molto di più in Italia, sono un po' tutte leggende metropolitane, magari nelle grandi città, metropoli come San Paolo, come non so, un altro stereotipo, no? Che tutti mi dicono, ah, chissà quante belle trans, no? Siccome sanno che io comunque ho tante amiche trans, io manco una ne ho vista, una di numero, qua a Salvador non ce n'è, o sono tutte in Europa... Cioè, sono tutte quelle cose un po', ecco, da sfatare, ecco, non è proprio così. Susi, e tu cosa dici riguardo a questa cosa della prostituzione? Quale? Visto che sicuramente qualcuno ti avrà detto cose del genere. Riguardo cosa, perdonami? Al fatto che OnlyFans è solo un posto per che, diciamo... fa aumentare la prostituzione, ecco, mettiamo. Ah, ok, guarda, io non ho capito ancora perché mi paragonano, cioè aiutatemi su questo, OnlyFans a vendere, perché mi dicono chi ha OnlyFans vende il proprio corpo? Cioè io sono, cioè la prostituzione cosa mi c'entra con il fare video hard? Io non... Niente, zero. Dico, spiega secondo il tuo punto di vista che cosa vuol dire, perché ad esempio noi abbiamo e riceviamo sotto i video, sotto le dirette che facciamo, i commenti delle persone che non sanno o che comunque parlano giusto così per parlare, per aprire la bocca e scrivere, certo, dove dicono che questo è solo un modo per aumentare la prostituzione. Io conosco molte più persone che al massimo si sono levate di mezzo grazie a OnlyFans dalla prostituzione, quindi aumentare la prostituzione anche noi. Penso che stiamo sempre parlando di menti bigotte, che qualsiasi sia il caso, capito? Anche se stiamo parlando della semplice influencer che non mette neanche di fuori il capezzolo, perché è inutile dirlo, ce ne sono. Guarda, hai fatto bene proprio a citare la influencer. Non pensi il problema, non quello che fai, come poi ti comporti nella vita, capito? È proprio avere OnlyFans il problema per le persone, quindi non mi ci ritrovo per niente col loro punto di vista. Brava, anzi, più di litigare in qualsiasi contesto, situazione, mi vengano dette queste cose, non so cosa fare. Essere paragonata tutti i giorni ad una prostituta non è sicuramente la cosa più bella al mondo. Però capisco. Hai fatto proprio bene a dire queste cose, perché è la verità, la prostituzione non c'entra niente, e anche comunque io ho tante amiche che l'hanno fatto e lo fanno magari ancora tuttora, ma sono proprietarie del loro corpo e possono, a mio dire, fare quello che vogliono. E a proposito di influencer, come hai citato tu, allora una Chiara Ferragni si fa anche nome e cognome, basta andare a vedere il suo profilo Instagram o di TikTok, l'altro giorno ha messo delle foto che se le mettevo, pubblicavo io o le pubblicavi te su Instagram, ci chiudevano e ci bannavano. Quindi voglio dire, non è prostituzione quella. Non tocchiamo questo argomento. Guarda, io avevo un profilo TikTok di più di 150.000 follower che me l'hanno bannato. Il mio profilo Instagram è nuovo, l'ho fatto un paio di mesi fa, anche quello era gigantesco, da più di 7 anni che ce l'avevo, bannato, senza aver messo niente. Solo, come hai detto te, i bigottoni, siccome io sono una persona felice, limpida, sempre detto pane al pane, al vino al vino, sempre detto quello che penso, sempre quello che faccio, quello che mi diverte fare, perché adesso ho fatto una vita così, però ti segnalano, poi ovviamente il computer, gli algoritmi, tante segnalazioni ti bannano, ecco. Però ecco, queste cose le fa la Chiara Ferragni e non c'è nessun problema. Mette le mutandine, mette i capezzoli di fuori, ma ti cito lei perché è la più famosa in assoluto, ma potrei citarti anche altri nomi di gente che fa la stessa cosa, che non gli bannano niente.
capito? Però fanno peggio di certe ragazze che conosco io, amiche mie che vengono a Bergamo Sexo come te, che sono 100 volte più pudiche e più sane di certa altra gente. Guarda. Adesso non voglio toccare. Aspetta, che abbiamo perso Susi. Beh, Corrado, quindi questo vuol dire che c'è un certo ostruzionismo che sta aumentando col tempo di tutti i social network contro gli fans, da Facebook a Instagram a TikTok. A... Guarda, io Facebook è sempre stato, infatti quando è la prima cosa che ti ho chiesto, ma ti lasciano fare una diretta su Facebook toccando questi argomenti, proprio perché Facebook ha proprio nel regolamento che non si può parlare di cose vietate ai 18. Ma il problema non è il bigottismo, che ci sono anche quelli bigotti che ti segnalano. Il problema a fondo dei social è la cattiveria, l'invidia, la gelosia. Perché io abito in Brasile da 20 anni, da ormai, anzi adesso a giugno sono 23 anni che io vengo qua, mia moglie, ci siamo sposati quando ho conosciuto 23 anni fa qua in Brasile, voglio dire, io amo il Brasile perché questa cattiveria non c'è. Cioè tu se sei ricco, hai una bella macchina o fai una bella vita, in Italia quasi sei considerato un delinquente, qua in Brasile non è così. Se io vivo bene, sto bene, sono contenti anche le altre persone, capisci? E quindi la gente che invidia, gelosa del tuo successo, ti segnala. E non so perché, io ho uno dei locali a Milano, che sono a Milano, che è il locale club privé più frequentato nella città di Milano. E ovviamente faccio delle belle feste, bei eventi, mio nipote è bravissimo, la mia assenza, io arrivo in estate in Italia, no? Normalmente, e però durante l'anno mio nipote, che lo gestisce insieme alla moglie, facciamo un sacco di serate, porno star, facciamo anche serate di fetish, di bondage e via discorrendo, no? E nonostante tutto ciò, ci sono personaggi che, io lo so, segnalano perché hai la festa bella, il loro locale è vuoto. Questo è il vivere dell'Italia. Quindi il problema di OnlyFans o delle pagine Instagram che ci segnalano, secondo me, non è tanto il bigottismo, ma l'invidia e la cattiveria di tante colleghe, di Susi o di tante altre. Benissimo, questo riguarda anche il mondo del giornalismo, Corrado, per cui posso condividere con te. Da 6 anni a sta parte ci succede la stessa cosa a noi, Corrado, per cui se mai comune Pietro Gaudio. E Susi? Rispondi una, tu lo sai, no? Io ho creato InterTV, il canale dell'internet digitale terrestre, nel 2010, ho fatto 7 anni a Italia 7, a 7 Gold, e quindi quando poi io mi sono ritirato, ovviamente ho liberato lo spazio e la poltrona, lì si tiravano i capelli per riuscire a prendere il mio posto. Quindi anche i giornalisti, gli opinionisti TV considerati tali. È così, lo so. È tutto il mondo, il paese. Però qui in Brasile non è così, fidati. Qua in Brasile è tutto un altro modo di vivere. Susi, parlavamo ovviamente del boom che hai avuto ad agosto. Non vogliamo farti conti in tasca. Puoi darci un'indicazione più o meno di quanto guadagni ogni mese? È la seconda domanda. No, non dirlo! Diciamo, allora, le ultime ospiti siamo sicuri. Diceva Corrado, ci sono abbastanza persone invidiose che se sentissero la cifra che guadagno, penso che mi scomparirebbe il profilo TikTok in 10 minuti. No, evitiamo. Posso dire che sono il 3% di tutti i creators, che non essendo un influencer non dovrebbe essere male. Puntiamo ovviamente sicuramente a meglio con altre collaborazioni. Però condivido tutto il discorso che ha fatto Corrado sull'invidia e sulla gelosia, letteralmente. Condivido è terribile, guarda, è terribile. Io vedo anche le porno star, no? Quando io le presento, le conosco tutte. Sono per me Malena, Martina Smeraldi, la Michelle Ferrari, cioè metà di tutte le porno star che sono datate le ho inventate tutte io, ho contribuito al loro successo. Roberta Gemma, potrei stare qua un'ora, no? Lo stesso Max Felicita nel porno l'ho lanciato io. Cioè, potrei stare qua un'ora, no? A citare le porno star. Io vedo a volte che quando, non so, chiacchiero con Malena, che Malena è una persona umile, proprio una persona alla mano, come sono io, pane e salame, pane il pane, il vino il vino. Ecco, magari siamo lì, vediamo magari delle artiste che si avvicinano a noi e continuano a criticare quell'altra ancora. Spesso sono anche i manager che gli montano la testa credendo e parlando male di quell'altra,
senza contare che secondo me siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo cercare di remare tutto a favore, non in negativo. Però è tutto un coltellarsi dietro le spalle. È stata una di quelle cose che mi ha fatto decidere proprio di dire mollo un attimino, vivo in Brasile che si sta meglio, non c'è questo stress, non c'è questa cosa di invidia e cattiveria che spesso e volentieri a me mi hanno subissato di fake news, cose false, cioè cose veramente, guarda, è un mondo davvero terribile. E le ragazze, le pornostar, non ne parliamo, ogni movimento si coltellano alle spalle, ma che bella foto che hai fatto, dopo due secondi te l'hanno segnalata, le stesse. E io conosco tutte, me le dicono le cose, capito? Io potrei fare un libro su tutti i pettegolezzi di tutte le pornostar e le sexy star. Diciamo, su molte cose mi sono visto accorato in quello che hai appena detto, non nel mondo del porno ovviamente, però diciamo che effettivamente sono cose della vita di tutti i giorni che successe anche a me, anche recentemente, sulle segnalazioni e così via. Segnalazioni non a Facebook, ma pure peggiori all'ordine, per cui sono robe pure peggiori. E io vengo segnalato giornalmente praticamente all'ordine, per cui diciamo queste segnalazioni un po' le tocco sulla mia pelle concretamente, Corrado. Però come dici tu, noi siamo di arma forte e andiamo avanti lo stesso, anzi più forti di prima. Assolutamente, infatti se tu leggi quello che ho scritto in alto al mio profilo Instagram, si ripara, l'ennesimo profilo bannato, si riparte con uno nuovo. L'unica cosa che mi dispiace è TikTok, ti dico la verità, di Instagram fa niente, però TikTok, io sono stato uno dei primi in Italia, nessuno sapeva cos'era TikTok, avevo raggiunto più di 150.000 follower e per un pelato di 60 anni, voglio dire, io mettevo tutti i miei video, facevo anche qualche minchiata, ero abbastanza contento e mi divertivo anche a farlo, no? Si può dire minchiata? Sì, certo. Ormai l'ho detto. Ormai l'ho detto. E quindi mi divertivo a farlo. E ovviamente ogni video aveva 20.000, 30.000, 50.000 visualizzazioni. Adesso che ovviamente è ridimensionato, c'è neanche 1.000 follower, non sono più divertito a farlo, non c'ho più voglia di mettermi lì a fare le cose che ho fatto 3 anni fa, 2 anni fa, 4 anni fa, proprio perché dico, vabbè, per chi le faccio, per 100 persone, 1.000 persone, e ho perso lo stimolo avendo perso l'account grosso di TikTok. Però vabbè, invece di Instagram faccio, vuoi fare. Il giorno in cui non avrò più il Bergamo Sex e i miei locali di Milano, chiuderò su tutto e non mi vedrete più. Oggi come oggi, se non hai social, non lavori più. Quindi sei obbligato anche a averceli. Allora Corrado, facciamo un appello, solo un attimo Federico, facciamo un appello, iscrivetevi tutti al TikTok di Corrado così può tornare a fare minchiate liberamente. Diciamo che vai Federico. Vai Federico. Okay, no, grazie per l'appello. Volevo dirti che ogni volta che siamo qui in diretta giovedì, che parliamo di questo tema simpatico, diciamo, dai, mettiamola così, del porno, soft porno, sexy toy, eccetera, eccetera, io ricordo sempre a tutte le persone che ci guardano che dietro alle OnlyFans che sono in diretta con noi e anche dietro la mia figura così come proprietaria di un sexy shop, ci sono delle persone normalissime che fanno una vita normalissima, che si divertono, che parlano anche di altro, che non sono qui a fare solo queste cose qua. E immagino che Susi faccia la stessa cosa, non è che è qua solo a fare i video porno o soft porno. Quindi anche quando le persone parlano male o ad esempio a me hanno detto che dovrei andare a zappare la terra e io non faccio porno, non ho niente, ho un sexy shop. Non ne parliamo. Dico sempre a tutti che dietro ci sono delle persone normalissime. Ma anche se facessi porno, cioè qual è il tuo male? No, tra adulti consenzienti, se io lo voglio fare me lo faccio. Posso dire una cosa su questo argomento? Vai, posso Susi. Dire la mia su questo argomento? Vai, veramente... Vai. Le persone non hanno sensibilità digitale, comunque si pensano veramente che dall'altro lato non ci siano esatto, come diceva Federico, una persona comunque con dei feels, con dei sentimenti, con una vita, con una dignità e con tutto il resto appresso, quindi veramente, cioè, lo dicono a te che non, esatto, non fai neppure porno, quindi immagino, madonna. Sì, sì, siamo pronti a tutto ormai. Siamo guarda. Pronti a tutto, esatto. Da sei, com'è? Come dicono sempre su TikTok, la gioia di mamma e papà, capito? Senza sapere neanche se magari ce l'hai o meno la mamma e il padre, capito? È devastante, devastante. Sì, sì, no, ma
Io sono abbastanza abituato e vaccinato dai tempi con Daria Bignardi ai programmi che faceva, che io aiutavo a farli 30 anni fa, di più anche. Cioè, ne ho subite, passate di tutti i colori, quindi abbiamo le spalle forti, e quindi è un mondo così, ecco, bisogna essere vaccinati e sopportare. Però davvero quello che hai detto è la verità, perché anche dietro la pornatrice c'è magari una mamma, c'è un genitore, ci sono i parenti, i figli, una vita normale, io vado al supermercato come tutti, faccio una vita normale e poi mi occupo anche di queste cose qua, cioè mi occupo da sempre. Però ritorno al discorso di prima, oggi siamo qua, ne parliamo liberamente, però 30 anni fa o 40 anni fa si andava in prigione se andavi a comprare i video porno in Olanda e le portavi in Italia le videocassette, quindi c'è stata un'evoluzione incredibile. Adesso fortunatamente ne parliamo liberamente, nessuno ci dice niente, ecco. Sì, però Rocco Siffredi è sempre stato un figo pazzesco per fare, no? Perché faceva quello che fa, che faceva, insomma. E invece la donna viene sempre vista come diverso su questo. E invece anche per la donna, in questo caso, è un lavoro. Che uno, uno possa piacere o meno, è un lavoro. E quindi, insomma, direi di smetterla di rompere. Ma poi comunque dietro a una telecamera, dietro a un telefonino, un artista che fa OnlyFans, non c'è la prostituzione, non c'è sesso, ci sono delle artiste che fanno solo la doccia nuda e si depilano o fanno da mangiare con fuori il seno e basta. Cioè, quindi voglio dire, io amo il naturismo, faccio il mio OnlyFans nudo e quindi dov'è il problema? Cioè, se non lo vuoi vedere, non paghi, non ti iscrivi, non mi vedi. Cioè, non vedo perché uno dovrebbe scandalizzarsi, ecco. E Susi, cosa vorresti fare da grande? Da grande? Oddio, mi hai fatto sentire per un attimo piccina. Guarda, io da quando ho 16 anni che voglio uno strip club mio. Infatti è l'unica cosa che da qua a 10 anni mi ci vedo con un locale, preferibilmente non in Italia. Però vorrei aprirmi il mio strip club, sinceramente, è la cosa che più ci tengo, giuro. Beh, Corrado, magari puoi dire che venga in Brasile, così l'aiuti ad aprire uno strip club dove sei tu. Guarda, qua in Brasile io spesso, quando magari c'è qualche italiano che mi trova in spiaggia, mi dice: oh, cazzo, sei Fumagalli, non ci posso credere, qualche bel localino da andare. Io dico: ma quale localino? Guarda qua cosa c'è, guarda la spiaggia, devo andare in un localino. Qui non ce n'è tanti di locali, qui sono appassionati alla musica, ma lo strip man, i locali di lap dance non ci sono, non ci sono night, è davvero un mondo paradisiaco senza obbligatoriamente chiudersi all'interno di un club, quindi è davvero qualcosa di fantastico, molto facile tutto, molto semplice, con tutto rispetto per i locali, io ne avevo tre fino a qualche mese fa, adesso ne ho uno solo a Milano, quindi voglio dire... Ecco, stiamo vedendo questo filmato, Corrado. Questo è l'ultimo Bergamo Sex con Rocco, Malena, quello che dicevo prima, dove ci sono state più di 30.000 persone, 38.000 presenze in 3 giorni, tantissime anche artiste di OnlyFans sono venute, molti creators, anche solo per farsi conoscere, farsi vedere, non ingaggiate da Fumagalli. Quindi davvero è stata un'esperienza unica. Non so se il drone ha dato l'idea della tantissima gente che c'era, ma è stata davvero un'edizione fantastica, grazie al cast, grazie anche probabilmente a 2 anni che non lo facevamo, quindi c'era proprio la voglia di venire a trovarci, a venire a vedere il Bergamo, quindi davvero dalle 3:30, dalle 15:30 alle 3 di notte è arrivata una fiumana di persone, veramente un'emozione incredibile tutti e 3 giorni, quindi tu pensa che c'erano degli artisti che non erano mai state da me, che sono rimaste sbalordite, hanno detto: no, però io devo tornare per forza. E io ogni anno cerco di cambiare, a parte quelle 10 che ci sono sempre, che sono le mie amiche del cuore, tipo Noemi Blonde, che è una mia sorella, o la Michelle Ferrari, nomi che comunque mi affiancano, la Sonia Hai da più di 20 anni, poi tante altre le cambio, no? Quindi, e allora ho detto: sì, dai, vediamo
di riuscire a inserirti anche la prossima estate. Beh, però davvero sarebbe bello avere tantissimi artisti in più, ma non è possibile ovviamente, sia per il budget che ho a disposizione, sia anche perché comunque più di 50 artisti è un po' impossibile. Beh, salutiamo anche Michelle Ferrari, che abbiamo avuto modo di conoscere, intervistare quando è venuta qua al Carillon 3 anni fa, per cui salutiamo anche ovviamente gli ultimi titolari prima della chiusura del Carillon, quindi Eleonora e Graziano, e anche Michelle, anche lei, come diceva Corrado, per Malena, persona estremamente alla mano, gentile, disponibile, veramente una persona straordinaria. Siamo stati con lei mezz'oretta, devo dire la verità, umanamente spettacolare. Guarda, adesso lei, io parlo per una mia amica, quindi sono di parte, però ti dico la verità, cioè, è una delle artiste italiane, io credo davvero numero uno in assoluto, veramente. Una bravissima persona, un artista incredibile, gioviale, ha sempre fatto divertire tutti nei film, dal vivo, è un personaggio davvero invidiabile a livello europeo, e noi ce l'abbiamo. Adesso ovviamente si è ritirata, fa la mamma, però da Fumagalli, quando io la chiamo, lei viene sempre, sia nel mio locale sia a Bergamo. Anche quest'anno non mi ha fatto i 3 giorni, mi ha fatto solo il venerdì e il sabato, credo, o sabato o domenica, se non mi ricordo. Mi fa: guarda Corrado, vengo per te, ma 3 giorni non ce la faccio più, non ho l'età per rimanere 3 giorni sui tacchi e a farla matta. Quindi veramente è un personaggio unico. Susi, perché iscriversi al tuo OnlyFans? Perché? Dipende, perché faccio tanto porno, non prendo per il culo le persone, tutti i miei contenuti sono super reali, visto che li giro con il mio compagno, sono letteralmente super reali. Prima scopo e poi faccio il video, quindi penso sia una delle motivazioni più real per iscriversi. E fai i rapporti di coppia che pubblichi, li fai solo col tuo fidanzato oppure anche con partner? Sì, solo con il mio fidanzato, collaboro solo con creators donne. Ah, bello, bello. No, stavo facendo usare il mondo di Anella, che noia, che barba, che noia, che barba. Allora, però, ti sei, avendo detto, tu non sai forse chi è Sandra Raimondo, perché sei troppo giovane, però per quelli della mia età era quella, la scenetta finale, che noia, che barba. E invece se fai anche con altre ragazze, bene, va bene, perfetto. Perché se no, sempre con lo stesso marito, stesso compagno, dopo un po' stanca. Sicuramente, ma... Però se usi anche artiste donne... È perfetto. Preferisco cambiare le donne anziché l'uomo, visto che non sai mai come ti trovi con l'uomo. Assolutamente d'accordo con te. Fede, ovviamente siamo in periodo di vacanza, sono 3 giorni con l'Epifania, però ovviamente Freya Sex è sempre aperto. Sì, sempre aperto. Ricordo anche che c'è il codice sconto che si chiama Vieni a Natale, ancora fino a domani. E quindi approfittate di questo ultimo giorno per fare gli acquisti. Comunque Luca, io chiudo sempre con questa cosa. Quante persone, Corrado, vengono al Bergamo Sex? L'ultima edizione più di 30.000. Ok, quante persone ti seguono, Susi? Dove? Su OnlyFans? In generale, quante persone di media hai che ti seguono? Su TikTok quasi 50.000. Ok, quindi io dico sempre, Corrado, che se tutte queste ragazze guadagnano e ci sono questi posti che, come fai tu, queste fiere, questi locali, vivono, vuol dire che ci sono tante persone che frequentano e guardano e pagano per questo. Quindi anche qua, questa è una cosa un po' che si contraddice su quello che scrivono sui social, quando dicono, oh mio Dio, è questo, è quell'altro, e invece poi tutto questo vive grazie a queste persone. Noi come Bergamo Sex facciamo lavorare in quei 3 giorni più di 200 persone, quindi voglio dire, diamo posti tutti in regola, tutti che paghiamo le tasse, tutto preciso, più di 200 persone, prendiamo un intero albergo, quindi l'albergo per 4 giorni è tutto pieno grazie al Bergamo Sex, solo dello staff, quindi voglio dire, diamo un'economia, facciamo girare il Dio Denaro, l'economia a Bergamo o a Milano, al mio club, voglio dire, abbiamo i dipendenti, quindi voglio dire, chi critica è perché comunque non conosce, ignora il settore o pensa che è un settore di nicchia, in realtà non è così.
Benissimo, Corrado, noi avremo ancora tante domande da domandarti, spero che potrai tornare ancora con noi, perché c'è tantissima curiosità da parte dei nostri lettori che ci hanno scritto, per cui su questo mondo, perché evidentemente soprattutto i nostri più giovani, che ovviamente non hanno avuto modo così di seguire tutta questa storia, perché evidentemente non erano neanche nati, i 20-25 anni hanno una storia molto limitata in questo mondo, per cui è anche molto interessante un po' scoprire come si è evoluto con gli anni, no? questo mondo. Anche dal punto di vista culturale, della mentalità, quindi c'è tutta una questione anche non soltanto diciamo legata al mondo dell'hard, ma come è cambiata la società col mondo dell'hard dal 1980 al giorno d'oggi, perché come abbiamo visto evidentemente ora siamo qua a discutere tra giovani sui social, però quando sei partito tu noi non eravamo neanche nati e i social neanche c'erano, c'era solo la TV, per cui già questo fa capire l'evoluzione. Fai conto che Facebook, adesso se non vorrei dare una data sbagliata, ma era il 2005-2006 che è nato. Io con Sexyval ho cominciato nel 1999 e a noi ci scrivevano ancora le lettere cartacee per parlare con le pornostar. Noi la televisione riceveva non l'email ma ancora la lettera. Poi è arrivata l'email e poi grazie a Dio è arrivato Facebook e quindi i telespettatori scrivevano direttamente all'artista e la mia redazione si è liberata davvero di tantissimo lavoro. Quindi c'è stata un'evoluzione incredibile, assolutamente sì. Tu fai conto che io sono stato il primo in Italia a fare vedere le trans brasiliane o le trans thailandesi, le trans, oh, Madonna. Poi è diventato normale, o al Maurizio Costanzo e via discorrendo. Quindi chiaro che c'è stata un'evoluzione incredibile. Susi, per concludere, per contattarti, puoi dare un po' dove i social dove sei presente? Non ho capito. I social dove sei presente, per i cagnolini che ti volessero contattare. Per i miei cagnolini, sempre solo i fans. Trovate il link scontato sul mio Instagram, però l'unico posto dove rispondo ovviamente è OnlyFans. Benissimo, benissimo, perfetto. Per cui se volete scrivermi... Come si chiama il tuo Instagram? Non ho capito. Come si chiama il tuo Instagram? Susicara 2-bassi. Benissimo, bene. Perfetto. Per cui la metteremo anche, ovviamente, Corrado Fumagalli, molto semplice per aggiungerlo, soprattutto su TikTok. Sì. Per cui il mio FE Fumagalli Corrado. E se volete conoscere dal vivo, venite, andate in Brasile e quindi potete conoscere sulle spiagge, potete urlare Corrado e sarà ben felice così di fare la vostra presentazione. Allora, noi con Fede ci troveremo ovviamente la prossima settimana, giovedì prossimo, avremo ancora degli ospiti per parlare di questo mondo e sarà così anche per i prossimi giovedì, ormai giovedì 20 alle 20:30 è l'appuntamento che dedichiamo a questo tema qua, visto anche il successo che hanno gli articoli che pubblichiamo giornalmente. Ovviamente per i vostri acquisti su Freya Sex ovviamente trovate tutti gli attrezzi possibili e immaginabili, andate poi alla fine del mese anche al Bergamo Sex e iscrivetevi ovviamente anche al OnlyFans di Border Lady, così siamo tutti contenti se anche i nostri ospiti sono soddisfatti. Grazie Fede, grazie Corrado, grazie Susi, un saluto a tutti. Ciao a tutti e buona Befana. Ciao.